Gentilissime amiche, carissimi amici, seguitemi, vi prego, in questo video, perché vi dimostrerò che la Chiesa Cattolica ha sempre usato l'arma dell'imbroglio per strapparci le nostre offerte di denaro. Il sottoscritto vi dà e vi ha dato prove inconfutabili di quello che asserisce e non stupide chiacchiere. Oggi analizzeremo uno dei più gravi imbrogli della Chiesa Cattolica che solo la mente di chi usa l'arma vigliacca della truffa poteva architettare. Vi ripeto, vi ho sempre detto che sono degli imbroglioni, sotto tutti gli aspetti, sia per quanto riguarda la costruzione truffaldina del Vangelo, sia per quanto riguarda tutte quelle cose che riguardano la vita di Gesù, la Madonna, gli apostoli, eccetera, eccetera. Comunque, invito anche gli incoscienti politici italiani all'ascolto del video per far loro capire quanto sono scellerati a favorire una chiesa truffaldina a discapito dei cittadini più poveri. Ricordo che stando all'Istat in Italia ci sono almeno 6 milioni di italiani alla fame, più di 1 milione e 400 bambini in altrettanta sofferenza. La sanità fa schifo, al punto che in un ospedale di Patti, in Sicilia, un fratturato alla gamba è stato ingessato con un cartone dei rifiuti pericolosi, senza parlare del debito pubblico che è da record in confronto ad altri paesi del mondo. Ma nonostante tutto, in dispregio a questi dati, lo Stato finanzia una truffaldina Chiesa Cattolica, peraltro molto più ricca dello stesso Stato italiano, cosa che risulta agli occhi di tutto a dir poco assurda, oltre che criminale. I politici italiani finanziano tutto e tutti, finanziano fondazioni, chiese, onlus, giornali, televisioni, film che non vede nessuno, pagano pensioni d'oro, vitalizi ai politici, eccetera, eccetera, ma lasciano i poveri senza mangiare, specialmente gli invalidi, che non si sono cercati la loro patologia, bastardi. Ma veniamo a noi per capire come la Chiesa imbrogliona ha preso per il culo soprattutto gli scellerati politici italiani. Una volta conquistato il potere, grazie a Costantino e ai suoi successori, la Chiesa cristiana utilizzò la falsificazione quale metodo elettivo per confermare le sue prerogative, accrescerle e rendere ingiudicabile ogni atto, anche il più infamante dei suoi dirigenti. Le falsificazioni simmacchiane, un primo colossale falso risale ai tempi di Papa Simmacco, negli anni 498-514, in lotta contro il rivale aspirante Papa Laurenzio nell'anno 501. Viene sottoposto a processo presso il Senato di Roma con accuse infamanti, ingordigia, sesso con matrone e volgari prostitute dette Meliercule, tra cui la famosa fornaia romana Conditaria, esperpero dei beni della Chiesa. Uscito vittorioso dal contrasto con Laurenzio, fece fabbricare dai suoi funzionari un documento scritto in un latino barbaro, fatto passare per raccolta di atti processuali contro papi precedenti, in cui la sentenza finivano con lo scagionare tutti i papi. Si potevano leggere sentenze false, ovviamente, da cui si ricavava: nessuno può accusare il proprio vescovo perché il giudice non può essere giudicato. Nessuno ha mai giudicato il Papa perché il primo seggio non viene giudicato da nessuno. Non è permesso emanare un giudizio sul Papa.
Il diacono Ennodio, alleato di Simmacco, rivendicò per i papi addirittura una innocenza ed una santità derivate da San Pietro, che avrebbe lasciato ai suoi successori una eredità di saggezza e santità tale che il qualsiasi, anche abominevole, delitto sarebbe stato compensato dai meriti acquisiti dal primo apostolo. Per cui, se al Papa mancassero i meriti per le sue azioni, basterebbero quelli del suo predecessore. Pensate, io aggiungo, e che cazzo, lo so, non vi piace, ma io lo aggiungo perché piace a me. Queste falsificazioni giocarono un ruolo fondamentale nel diritto ecclesiastico, finirono nel Liber Pontificalis e la falsa formula prima sedes e nemime in iudicatur, il sommo pontefice non può essere giudicato da nessuno. Questo era un falso documento, eh? Divenne pertanto la formula magica del primato giurisdizionale del Papa, cui fece riferimento anche Gregorio VII nel celeberrimo Dictatus Papae del 1075. Un oscuro falsario cristiano, vissuto in Siria tra il V e il VI secolo, compose 4 grossi trattati e 10 epistole diventate famose nel Medioevo come opera di Dionigi l'Areopagita. Costui sarebbe stato convertito, niente popò di meno, di un convertito di San Paolo, testimone dell'eclissi di sole alla morte di Cristo in croce, accolto dalla Madonna e da San Pietro, diventato vescovo di Atene di Roma e di fine divenuto martire. Decapitato dopo atroci supplizi, la sua figura leggendaria si distorse e diffuse fino a farne il martire Dionigi di Parigi, il primo di una lunga serie di martiri che andavano in giro tenendo in mano la propria testa tagliata. Per esempio come altri, come Luciano, Ionio di Cartres, Lucano, Nicasio di Rouen, Massimo e Venerando di Evreux, Claro di Normandia, la Vergine Saturnina nell'Artois, Crisolio di Comines, Giusto di Auxerre, i vescovi Frontasio, Severino, Fusciano, Victorio, Silano di Perigueux, Papuo di Tolosa, Marcello di Lepui, il Merovigio ad Albad, l'arcivescovo Leone di Rouen, il principe Fingar di Cornovaglia, eccetera, eccetera. I suoi scritti truffaldini, ripeto, truffaldini, noti oggi come pseudo Dionigi, per tutto il Medioevo ebbero una diffusione ed un prestigio incalcolabili. Già nel VI secolo l'arcivescovo Andrea di Cesarea ammirerà i libri del divino grande Dionigi. Tutto l'Occidente cristiano fu conquistato dall'avallo, che diedero loro Giovanni Scotto e di Eugena e l'abate Ilduino di San Denis nel IX secolo. Essi furono studiati, questi falsi, studiati religiosamente come testi sacri dai più famosi teologi: Massimo Confessore, Ugo di San Vittore, Alberto Magno e San Tommaso d'Aquino. Quest'ultimo li dichiarò opera
Mamma mia, dettata dallo Spirito Santo, e ne scrisse un proprio commentario De Divinis Nominibus, accogliendo del resto delle sue opere 1700 citazioni tratte da quel falso, da quell'imbroglio. La più colossale opera di falsificazione è nota come i decretali dello pseudo Isidoro. Essi videro la luce intorno all'850, creati dai religiosi della corte vescovile di Reims, un'intera cattedrale teologica di falsari che li spacciavano come opera del dottore della Chiesa Isidoro di Siviglia, uno dei più celebrati autori del primo Medioevo, il santo più prestigioso dell'Occidente insieme a Sant'Agostino. Il complesso dell'opera falsa consta di quattro grandi gruppi e la quarta parte, nota come Decretales Pseudo Isidoriane, è la collezione più voluminosa ed importante in quanto ebbe la massima diffusione e riscosse il massimo successo. Sempre di truffe e di falsi si sta parlando, Nella lotta per le investiture, il falso viene acquisito e sbandierato per rivendicare il potere sui principi e sull'imperatore, dai vari papi, Niccolò I, Adriano II, Gregorio V, Leone IX, divenne il massimo documento a sostegno del dictatus papae di Gregorio VII, già citato, e venne utilizzato persino da Pio IX a sostegno del dogma dell'infallibilità papale del 1870. Tutto questo è stato costruito su un falso documento ideato e scritto da imbroglioni. Ma lo pseudo Isidoro continua ad avere effetti anche ai nostri giorni, fino al codice di diritto canonico del 1917, che riserva al Papa l'esclusivo diritto di convocare un concilio. Se ne servì anche Giovanni XXIII, che nel convocare il Concilio Vaticano II utilizzò ben 6 passi ricavati di peso dai decretali. Scopo dei decretali era quello di esaltare l'assoluta potenza del papato. Solo a lui appartiene la pienezza del potere su tutti gli uomini e su tutti i nobili, principi, re ed imperatori. Lui, il Papa, è l'unico legislatore, sia in campo civile che religioso. Qui permettetemela. Senza il suo consenso, né un metropolita né un concilio possono deliberare alcunché in materia di diritti e fede. Egli è il capo dei capi, lo dicono anche i mafiosi, del mondo, e anche i suoi diretti sottoposti. I vescovi hanno lo stesso potere, dopo li due, su tutti. Nessun vescovo può essere trascinato in giudizio davanti a nessun tribunale, sempre in base al documento falso, Essi sono chiamati gli occhi del Signore, quindi anche quelli pedofili, quelli imbroglioni, sacerdoti supremi, santi, dei in terra, per cui nessun laico né religioso di rango inferiore potrà mai rivolgere loro alcuna accusa. Se ciò dovesse accadere, saranno necessari 72 testimoni a carico, il che esclude qualsiasi condanna di un vescovo. Tale mostruoso falso fu smascherato per primi nel 1559 dai centuriatori di Magdeburgo, nella loro prima storia protestante della Chiesa, e definitivamente dal teologo calvinista David Blondel nel 1628.
I teologi cattolici non possono più negare il falso, tuttavia ne difendono la santità dello scopo finale. Parlano di creazione poetica, oppure di abitudine a tenere presente il fine più alto del sapere, di nobile e santa falsità. Vedete quanto sono imbroglioni? Vi rendete conto chi state seguendo? Il teologo cattolico Hellman scrive: opera meritoria che moltiplicò in misura incalcolabile la posizione ed il prestigio della Santa Sede, il regalo più gradito e imprevedibile che il Papa abbia mai avuto, insieme, diciamo noi, alla falsa donazione di Costantino, di cui adesso vi parlerò. La donazione di Costantino, preludio trionfale alle innumerevoli falsificazioni successive, questo eccezionale falso storico venne redatto nella cancelleria pontificia di Papa Stefano II all'inizio degli anni 50 dell'VIII secolo, denominato Constitutum Constantini od anche Privilegium Sanctae Romane Ecclesiae. Questo documento originava a sua volta da una leggenda, uno tra i più diffusi romanzi agiografici del cristianesimo, che si chiamava Leggenda Sanct Silvestri, da cui dobbiamo partire per capire tutta la storia. Dunque, secondo questo racconto fantastico contenuto negli Acta Silvestri menzionati da Papa Gelasio negli anni 492-496 e trascritto in latino, greco e siriaco, l'imperatore Costantino si sarebbe ammalato di lebbra perché, punito da Dio per una persecuzione da lui condotta ferocemente contro i cristiani, quindi convinto da sacerdoti pagani che per guarire avrebbe dovuto fare un bagno nel sangue di 3.000 bambini uccisi allo scopo. Ma i santi, altro che santi, e che cazzo, super santi, Pietro e Paolo gli sarebbero apparsi in sogno. Oggi appaiono in sogno o davvero la Madonna vestita di bianco, di azzurro, che piange dicendogli che la guarigione gli sarebbe arrivata se si fosse fatto battezzare dal vescovo Silvestro, rifugiato sul monte Soratte. Guarito dal miracoloso battesimo nel palazzo del Laterano, l'imperatore, per somma riconoscenza, avrebbe con un decreto a favore di Papa Silvestro riconosciuto al vescovo di Roma la qualifica di capo di tutti i cristiani ed il primato su tutti i sacerdoti, i vescovi e i patriarchi. Non solo, gli avrebbe conferito le insegne della dignità imperiale e regalato a lui e ai suoi successori la proprietà della città di Roma, delle città e province d'Italia e dell'intero Occidente, omnes Italiae seu accidentalium regionum provincias loca et civitates. Il documento proseguiva giustificando: a causa del potere concesso ai papi sull'Occidente, il doveroso trasferimento in Oriente, a Costantinopoli, della sede dell'impero, laddove è stato innalzato un magnifico regno e fondata la capitale della cristianità, non s'addice l'esercizio della potestà di un sovrano terreno. Saranno banditi tutti coloro che saranno tanto temerari da modificare tale disposizione.
stiamo parlando sempre di un documento falso, creato da imbroglioni, quelli che si vestivano, e come si vestono con la cosa con la gonna lì, con il vestito tutto bianco, che avevano questo in testa, la mitra, la mala, che gli venisse un colpo di mitra nel culo. La verità storica ci dice che Costantino non solo non perseguitò i cristiani, ma purtroppo per tutti noi aprì le porte del potere politico che tuttora persiste e che non fu battezzato da Silvestro, ma dal vescovo Eusebio di Nicomedia, un ariano per giunta, nel letto di morte del 337, mentre Silvestro era morto 2 anni prima, nel 335. La Chiesa lo festeggia il 31 dicembre, a degno ricordo ogni fine anno del proprio debito di riconoscenza verso il grande falso guaritore. Forse l'unico, sono tutti falsi. Il documento con il quale la Chiesa ottenne lo stato della Chiesa e fondò giuridicamente le proprie pretese di dominio universale capovolse completamente la situazione. L'imperatore romano, al quale la Chiesa era sottomessa fino ad allora, VIII secolo, d'ora in avanti sarebbe stato considerato sottomesso al papato. L'imbroglio fu gabellato come documento autentico, datato e firmato di suo pugno da Costantino, il quale aggiungeva una nota in cui ringraziava per la guarigione della lebbra e motivava così qualche riconoscenza eterna la donazione di un intero continente al Papa e ai suoi successori. Avete capito? Avete capito di chi si sta parlando? Il primo papa che utilizzò il documento fu Adriano I, nell'anno 772-795, in uno scambio epistolare con Carlo Magno. Ma fu con Leone XI che si giunse all'epoteosi dell'ipocrisia istituzionalizzata. Costui nel 1053 in una bolla trasformò la donazione in una restituzione, sicché secondo lui l'imperatore non aveva donato ma restituito ciò che per diritto divino, oh mamma mia, ed è Dio che l'aveva deciso, già apparteneva alla Chiesa. Così dicendo, l'astuto pontefice evitò di correre il rischio di dover ringraziare l'imperatore. Il Papa Gregorio VII inserì la donazione quale parte integrante del diritto canonico e con essa giustificò il famoso Dictatus Papae. Papa Urbano II, anno 1088-1099, l'istigatore del massacro della prima crociata, valendosi della donazione, dichiarò la Corsica e le isole Lipari proprietà della Chiesa. Altri papi, come Innocenzo III e Gregorio IX, avanzarono altre pretese territoriali, mentre Gregorio IX, nel 1227-1241, sostenne che Costantino aveva dichiarato lecito il dominio universale del Papa non solo sulle anime, ma anche su tutti gli uomini e le cose, per cui non poteva esistere un'autorità civile e indipendente, ma era il Papa l'unico e vero imperatore e sovrano di tutto. Scusatemi, ci sta di nuovo e non mi riescono bene le pernacchie, non sono un falsario. Questa mostruosa falsificazione fu utilizzata per tutto il Medioevo. Lo stesso imperatore Sigismondo nel 1433 dovette obbligarsi con giuramento alla conservazione ed osservanza della donazione di Costantino, e la stessa arrogante presunzione di onnipotenza permise a Papa Borgia, Alessandro VI, di emanare la bolla Inter Caetera,
nel 1493, con la quale autorizzava i regni di Spagna e Portogallo a dividersi il territorio del Nuovo Mondo. Linea Alessandrina, Trattato di Tordesillas, 1494. Dubbi sull'autorità del documento serpeggiavano da tempo. L'imperatore Ottone III nel 1001 definì esplicitamente la donazione opera falsa e menzognera. Come ci è permesso? Frutto di un imbroglio gigantesco. Sub titolo Magni Costantino Longi Mendaci Tempora Fixit. Ma anche Federico Barbarossa e Federico II rifiutarono di riconoscere l'autenticità, la quale fu definitivamente e documentalmente esclusa nel 1494 dall'umanista Lorenzo Valla, segretario del Papa e canonico in Laterano, in un documento pubblicato solo dopo la sua morte. La storiografia cattolica continua imperterrita a definire l'insieme delle falsificazioni ed imbrogli medievali come devozione antica e gli imbroglioni come uomini eccezionali e venerandi falsari. Oggigiorno ancora paghiamo le conseguenze di quel fatto storico. L'articolo 7 della nostra Costituzione ha recepito i patti lateranensi, concordato in base ai quali lo Stato italiano, a titolo di risarcimento per la soppressione dello Stato della Chiesa, che non sarebbe mai esistito senza quel delinquenziale documento, si obbligò allora a pagare un ventesimo del suo bilancio e a definire la religione cattolica quale religione di Stato. Non più, fortunatamente, dal 1984. Ed oggigiorno a sottostare ad un onere che tra esenzioni fiscali, sovvenzioni alle scuole cattoliche, insegnamento della religione cattolica, versamento dell'8 per mille e contributi di vario genere, grava su noi contribuenti per più di 20 miliardi di euro ogni anno. Basta! Non se ne può più! Troppi italiani sono alla fame. Lo Stato pensi più a loro che a dei parassiti imbroglioni. Insomma, falsi, crociate, inquisizione hanno fatto sì che la Chiesa si è potuta imporre oggi alle soglie del terzo millennio, se ne può decretare la miserabile fine, tacciandoli come luridi truffatori ed imbroglioni. I giovani di oggi non li frequentano più, certamente sono diversi da quelli del Medioevo. Oggi sono scaltri, sono furbi, possono fare tutte le ricerche che vogliono con un semplice telefonino in mano, perché sanno cosa valgono. Chi ha un minimo di cultura non frequenta più la Chiesa, resistono solo i disadattati e le vecchie incartapecorite. La Chiesa cattolica è fondata sulla falsificazione di pretese parole attribuito ad un pretesto Cristo, ad un preteso Cristo. I cristiani commisero falsificazioni e frodi al fine di adattare miti e santi personaggi alla nuova figura di Gesù e apostoli. Falsificarono la storia del loro Cristo, aggiungendo alla finzione dei più noti nomi cristiani, mascherandosi dietro Vangeli ispirati, epistole, atti ed apocalissi. Alcuni di coloro che hanno falsificato Vangeli apocrifi ed epistoli durante i primi secoli dopo Cristo hanno ammesso di aver commesso il falso. La falsificazione dei testi durante i primi secoli di esistenza della Chiesa, giustificata come pia frode, inganno a fin di bene, che cazzo, cosa c'è di male, è ammessa dalla Catholic Encyclopedia, secondo la quale spiriti intraprendenti seguirono la loro aspirazione attraverso presunti Vangeli, pieni di favole e di fantasiosi dettagli. I loro prodotti furono letti e accettati come veri dalla gente comune, priva di facoltà critica e predisposta a credere a ciò che alimentava la pia curiosità.
sia cattolici che gnostici, sono stati coinvolti nella scrittura di queste fantasie. I primi non avevano altra giustificazione se non quella della pia frode. Una cinquantina di Vangeli di Gesù Cristo apostolici, falsi e fraudolenti, uniti a numerose altre scritture falsificate, furono il prodotto del pensiero dei cristiani nei primi due secoli del cristianesimo. E lo afferma la Catholic Encyclopedia. Per vivere in santa pace bisogna eliminare la religione dalla vita sociale e politica dell'uomo. La religione deve fare quello che le compete, solo per chi vuole credere alle scemenze. Quindi deve occuparsi della salvezza della supposta anima, punto, né più né meno. Nello stesso tempo, la religione, che non può morire perché è Dio che la vuole, dicono, deve sostenersi economicamente solo con le offerte dei soli credenti. È altresì conveniente che nelle scuole di Stato la religione non sia più insegnata. Se un giovane desidera informarsi sulla conoscenza della religione cattolica, frequenti le parrocchie. È a suo rischio, visto la tanta pedofilia. Così sicuramente si eviteranno tutte quelle situazioni che ancora oggi perdurano, che vede la religione ergersi quale potentato per determinare le guerre, le divisioni e ogni serie di inimicizie fra i popoli. La Chiesa Cattolica ha sempre mal sopportato i vincoli che le derivano dalla firma del concordato del 1929, ritenendo di poter continuare, come nei secoli precedenti, ad esercitare in alcuni ambiti un potere assoluto, superiore addirittura a quello dello Stato italiano. Che poi non capisco perché c'è mezzo Stato italiano, perché non lo Stato francese, non lo Stato tedesco, non lo Stato americano, perché forse quelli lo manderebbero, li manderebbero più velocemente a fare in culo. Vabbè. La perdita del potere temporale, anzi, faceva ritenere alla parte più retriva dell'episcopato cattolico che fosse preciso dovere della Chiesa intromettersi con maggior decisione nella vita dei cittadini, dal matrimonio alla scuola fino alle scelte politiche. Ora, fin tanto che si permette alla Chiesa di poter decidere la sorte del cittadino italiano con la complicità di politici al soldo della Chiesa, l'Italia non sarà mai né laica né libera. Non voglio più vedere preti laddove si svolgono manifestazioni politiche, vestiti con i colori più svariati. Non le voglio più vedere. Non voglio più vedere preti che gestiscono i centri di accoglienza per immigrati clandestini e no. Questo vuol dire ridurre gli ingressi favoriti dalla Chiesa per solo interesse. Ricordatevi che un famoso delinquente mafioso, un famoso personaggio che viveva borderline, quindi un mafioso, diceva: rende di più mercanteggiare con gli ex, con i migranti clandestini, che non con la droga. La Chiesa ha arraffato il detto e dice: forza, entrate, entrate. Non voglio più dare attraverso l'8 per mille e i variegati 5 per mille i miei soldi alla Chiesa. Non voglio più che la Chiesa si occupi dei poveri italiani, sia con la distribuzione dei pacchi alimentari, sia della raccolta fondi per questa causa. Per quanto riguarda la raccolta dei pacchi alimentari, vi ricordo che i pacchi non sono offerti dalla Chiesa, ma dal Banco Alimentare, che ha incaricato la Caritas della distribuzione. Quindi, semmai, è la Comunità Europea che destina al Banco Alimentare tutte quelle risorse che raccoglie tra i vari paesi, e poi il Banco Alimentare, non so per quale cazzo di motivo, li rende alla Caritas, favorendo la stessa alla distribuzione di queste derrate alimentari.
Voglio che per questi problemi si occupi lo Stato, che con le sue risorse può tranquillamente offrire tutti i servizi ai cittadini, specialmente se smette di mantenere i preti. Questo vuol dire più lavoro sicuro per tantissimi giovani da occupare nelle varie attività di riferimento, mentre la Chiesa sfrutta coloro i quali dopo il rosario, dopo la messa, vanno a fare i volontari, eh? E che la Chiesa non li paga, quindi gli spaghetti vengono offerti dalla comunità europea. Ma santo Dio, ma come fate a non capire queste cose qui? Il lavoro viene svolto da volontari, tutti gli incassi finiscono nelle tasche della Chiesa. Chiaramente, ma dico, non è che ci voglia una grossa mente, eh? Non è che bisogna avere un grosso cervello o una cultura dilatata al massimo. Chiaramente, finché dura questo stato di cose, io non voterò mai più. Costi quel che costi, lo Stato italiano si renderà conto della portata della protesta. Ora, io concludo qui in questo video, ci sarebbe anche tanto da dire, abbiamo realizzato, c'è ancora una coda, ma basta, sospendo. Vedete, io so che vi incazzate quando vi chiamo, quando definisco i seguaci del cattolicesimo degli idioti. Ma se io dessi dell'idiota ad una persona senza motivarne la causa, sarei un gran cretino. Ma se vi dico che sono stati degli imbroglioni, che continuano ad essere degli imbroglioni, su tutto, sulla storia di Gesù, della Madonna, dei Santi, del Concordato, dell'8 per 1000, sono sempre stati imbroglioni e voi continuate a seguirli, abbiate pazienza, io vi devo chiamare idioti. Lo so, le cose dette da Romanino possono, da Romano Romanino, possono non avere valore. Chi cazzo è sto Romano Romanino? Perfetto, vi do delle tracce. Vi do delle significative tracce. Fatevi delle ricerche su internet. Non ci vuole molto su una barra di ricerca di un qualsiasi motore di ricerca a scrivere la truffa della donazione di Costantino. La donazione di Costantino è un imbroglio. Non ci vuole molto. Quindi non ascolterete più Romano Romanino, ma semmai un luminare, un dotto, che vi dice le stesse cose che vi sta dicendo Romano Romanino. Quindi, definirvi idioti davanti alle evidenze, se voi continuate a seguire questi truffatori, andare a messa, a farvi mettere in bocca la farina impastata da delle suore che forse non si sono manco lavate le mani, e vi dico, qui c'è il corpo e il sangue di Cristo, ma che cazzo stai a dire? Se voi continuate a fare l'offerta nel cestino che passa durante la messa, nella Bibbia, nel Vangelo c'è scritto tutto questo, vabbè, comunque, siete degli idioti, perché io vi sto dicendo, questi signori, vabbè signori, non esageriamo, queste persone sono dei truffatori, sono degli imbroglioni e ve l'ho dimostrato. Io ho realizzato più di 300 video, nessuno mi ha confutato in modo giusto, realizzando il contenuto pari allo stesso materiale che io presento nelle mie asserzioni. Le cazzate, e Pio disse che arriverà all'inferno, queste puttanate gestite da imbecilli non interessano. Ragazzi, svegliatevi, sono degli imbroglioni e ve l'ho dimostrato per l'ennesima volta in questo video. La mia amica è diventata amica perché è una collaboratrice importante, mi sta facendo segno
di chiudere, di smettila, perché se no esci fuori dai limiti. Io mi fermo qui, continuando a ringraziarvi e augurandoci di rivederci la prossima volta. Arrivederci.